Ed eccoci qua, estate 2022, a Perito, provincia di Salerno, per la 41esima edizione della Festa nel Bosco. La coppa di nuvole fermo a guardare l'uscire di stelle, fumare la gente volesse sentire. Come, quale, ho il piacere di parlare con... Buonasera, sono Donato D'Elia. Valeria Baglivo. Donato, un giudizio tuo su questa, appunto, festa? Per me è un appuntamento fisso ogni anno questa Festa nel Bosco ed è tutto veramente buonissimo come sempre. Innanzitutto, di dove siete? Io di Salerno. Salerno, sì, siamo tutti di Salerno. Tutti di Salerno. Allora, un giudizio su questo evento? Non ho mai visto una cosa del genere. A primo impatto molto tranquilla, organizzata, ambiente tranquillo, non fa né caldo né freddo, si può bere tranquillamente e ci si può divertire. Come si chiama innanzitutto? Lontano Graziano, mi chiamo Graziano e arrivo da Bergamo. Da Bergamo, venuto qui in vacanza, giusto? Tutti gli anni mi fermo in questa sagra perché è bellissima, il posto favoloso e si mangia da Dio. Finalmente, dopo 6 anni che vengo qui, questa sera c'è tutto il team che è venuto appunto a degustare i prodotti della Festa del Bosco. Sono con l'amico Gianni Perrizzo, nonché direttore di Cilento Channel. Ovviamente mo stiamo cambiando, quindi nuova avventura. Abbiamo anche Raffaella Giaccio e abbiamo la signora che è la mamma di Raffaella, lei pure la conoscete. Quindi Gianni, cosa ne pensi di questo evento che appunto noi come TV seguiamo da tanti anni? Una tua impressione, perché pure tu, Raffaella, avete fatto tanti eventi, tante anche feste. Ho detto già nell'intervista al presidente della Proloco, è una festa organizzata ad altissimo livello, ma la cosa che mi ha sconvolto stasera è vedere tantissimi giovani, giovanissimi, quindi una media di ragazzi tra i 14 e i 15 anni che sono assolutamente operativi e attivi. È il caso di Ludovica, Amaranta, insomma ragazzi davvero che ci danno la forza nel continuare in quello che potrebbe essere un futuro per quanto riguarda l'economia del Cilento, quindi sono molto soddisfatto e rinnovo i complimenti all'organizzazione. Faccio i complimenti alla Proloco per gli ottimi piatti che abbiamo degustato e poi mi associo a quello che ha detto Gianni, perché insomma vedere tanti giovani con il sorriso e con la voglia di lavorare, ecco, è una cosa che mi ha lasciato veramente felice questa sera, e poi anche il posto è incantevole. Parlavo prima con il presidente Antonello di valorizzare ancora di più questo luogo, perché non solo d'estate quando c'è la Festa del Bosco, che è comunque una manifestazione molto bella, conosciuta, visitata, ma secondo me va valorizzato ancora di più questo luogo anche durante il periodo, insomma, dell'anno, altri periodi dell'anno, il periodo invernale o magari potrebbe essere anche quello pasquale, perché davvero merita. Quindi un appello anche all'amministrazione comunale di andare avanti e di portare avanti magari questa proposta, perché merita il posto. E poi, ritornando alla festa, che dire, 10 e lode, io non so, sembrerò di parte, però è quello che mi sento di dire veramente col cuore. La prima volta che ci vengo è l'impressione, il posto è incantevole, si sta benissimo, insomma, sembra di stare a casa, quindi complimenti a tutti voi. 41esima edizione della Festa nel Bosco a Perito, siamo con il presidente della Proloco. Un plauso prima di iniziare questa intervista, perché per me è la prima volta che vengo qui alla Festa nel Bosco e devo dire che è una festa che merita un 10 più la lode, perché davvero, non perché sono di parte, ma perché ho appurato personalmente quello che poi ho visto negli anni, perché questa è la sesta volta che insomma Cilento Channel segue questa meravigliosa manifestazione, quindi complimenti davvero. Allora, siamo alla seconda serata, come procede? Allora, grazie per i complimenti innanzitutto. Sì, siamo alla seconda serata e abbiamo iniziato forte quest'anno, sia ieri sera anche questa sera, quindi siamo soddisfatti delle prime due serate, sperando che possa continuare a crescere sera per sera come succede ogni anno. Possiamo ribadire che cosa è che offre la Festa nel Bosco, oltre allo spettacolare, incantevole posto che dà la possibilità di respirare aria pura e vivere poi la natura?
Beh sì, l'abbiamo detto tante volte che la location sicuramente è uno dei punti forti di questa manifestazione. Per tra le offerte culinarie, diciamo, i nostri piatti si legano alla tradizione peritese, ma che poi è quella cilentana. Quindi offriamo i cavatielli fatti a mano dalle donne del paese, durante le sere vengono realizzati, conditi con il sugo al castrato, alla boscaiola o con il pomodoro semplice. Abbiamo una buona proposta anche di secondi, sempre legati alla tradizione, di le melanzane ripiene, il castrato, la carne di castrato, la minestra stretta che sarebbe un insieme di biete e patate, la ciaula che qui a Perito sarebbe la ciambotta, e poi le patatine fritte per i più piccoli, ma non solo, e poi come frutta invece il fico bianco del Cilento e l'anguria. Io l'ho detto già nella mia intervista, insomma, quando Daniele mi ha intervistata, però devo fare anche i complimenti perché allo staff, all'organizzazione, insomma, ai tanti ragazzi che vedo lavorare con felicità, e non è insomma una cosa da poco, perché con il caldo, insomma, con la stanchezza, perché poi realizzare un evento del genere comporta non poco dispendio di energie. Invece i ragazzi sono tutti giovanissimi e con tanta voglia di donare felicità a coloro che vengono qui alla Festa nel Bosco, quindi un ulteriore complimenti. Okay, grazie ancora. Allora, il legame con la Festa nel Bosco per noi peritesi, quelli che viviamo qui tutto l'anno, ma anche chi ritorna poi per le vacanze estive, è sempre stato molto forte. Quindi negli anni ci siamo un po' avvicendati tutte le generazioni, tutti abbiamo lavorato alla sagra. E fortunatamente ancora oggi riusciamo ad essere un attrattore per questi ragazzi, perché per loro, come è stato per noi in passato, era un momento innanzitutto di condivisione, di gioia, di festa realmente, era occasione per stringere nuove amicizie, per conoscere tante persone nuove, e quindi siamo felicissimi che anche quest'anno abbiamo tanti tanti ragazzi e tanti giovanissimi, perché lo staff della Festa nel Bosco è composto da oltre 100 persone. Quindi siamo uno squadrone dietro tutto quello che hai visto, perché nulla ovviamente si realizza da soli. Assolutamente, infatti c'è un cambio generazionale ogni anno, quindi si parte da piccini per poi arrivare, insomma, a mansioni anche in cucina magari, qualche ragazza, che poi tra l'altro ho conosciuto anche ragazze che non sono di Perito ma che hanno i parenti a Perito e nonostante ciò vengono qui volentieri per dare una mano, insomma, per far parte di questa bellissima squadra. Antonello, non ci resta che a questo punto invitare i telespettatori che seguiranno questo speciale a venire, perché ci saranno altre serate fino al 10, insomma, fino al 13 agosto, chiedo scusa, ci saranno altre serate, quindi non vi resta che venire qui a vedere, insomma, questo borgo molto bello e poi a degustare questi prodotti tipici e a fare la passeggiata nel bosco, ovviamente. Beh, certo, vi invito ovviamente di venire a Perito fino al 13 agosto per la Festa nel Bosco. L'ideale è venire qualche ora prima per poter visitare il paese, il piccolo borgo di Perito, che offre tante piccole e belle cose, e poi anche per vedere il bosco, che vende di giorno, è anche visitabile, è più accessibile, e quindi è un'esperienza che si può fare su tanti fronti. Quindi vi invitiamo a partecipare alla festa dal 6 al 13 agosto. Mi raccomando, non mancare. Siamo con il sindaco di Perito per commentare questa 41esima edizione di una manifestazione ormai radicata non solo nel territorio del Cilento ma anche oltre i confini, perché questa sera abbiamo incontrato persone che vengono anche dal nord, ma non solo, turisti internazionali, quindi una bella soddisfazione per il territorio di Perito. Sì, effettivamente è una bellissima soddisfazione, anche perché è nata come una festa e come una festa deve restare, dove c'è il coinvolgimento di tutta la popolazione. Basta pensare che la forza lavoro è misurata in 110 ragazzi, ragazze, persone adulte che fanno i cavatielli in tempo reale, che cucinano in tempo reale, quindi tutta la popolazione è coinvolta, e non basta la popolazione del Comune di Perito, siamo per fortuna, e l'intento è proprio quello, coinvolgendo anche altri comuni limitrofi, perché quando è nata 41 anni fa l'intento era proprio quello di fare una comunione di paesi diversi, noi intendiamo comuni limitrofi. Adesso sta andando oltre i confini del Cilento, ci fa ovviamente onore e piacere, significa che abbiamo coronato un po' il progetto iniziale.
Siamo con Lucilla Abbaglivo, consigliere comunale del comune di Perito, impegnatissima per questo territorio, lo vediamo insomma dalle tante manifestazioni che si sono svolte nell'anno corrente, ma anche addietro. E allora Lucilla, una bella iniziativa quella della Festa nel Bosco, che attira ogni anno da 41 anni tantissimi turisti, cittadini del Cilento, ma la bellezza insomma del territorio di Perito e anche questo bosco particolare che invitiamo anche a visitare durante tutto l'anno. Sì, infatti hai fatto bene Raffaella a sottolineare la location, perché spesso in questi momenti e in questi periodi, soprattutto estivi, nel Cilento si parla di manifestazioni enogastronomiche, ma nel bosco di Perito si punta non soltanto all'enogastronomia ma all'emozionalità di vivere un posto naturale, curato sicuramente durante tutto l'anno anche dall'associazione Prologo, perché di anno in anno da 41 anni è sempre la stessa associazione, ovviamente cambiando nelle generazioni la gestione, ma è chiaro che la validità di questa manifestazione è legata anche alla location, quindi l'emozionalità nella quale si degustano le pietanze enogastronomiche che sono tipiche del Cilento, preparate al momento e quindi con la genuinità di quello che può essere l'artigianato anche locale nella preparazione delle pietanze, però è il posto quello che sicuramente poi crea un'atmosfera che fa sentire tutti veramente in modo diverso rispetto a quando si va in altre sagre, in altre attività anche svolte sul territorio. Quindi sicuramente il bosco di Perito è un vantaggio, è un valore aggiunto per il paese, ma soprattutto per la manifestazione che si svolge appunto da 41 anni e che ha come prerequisito quello di emozionare le persone alla sola vista di quello che è il posto in cui degusteranno poi le loro pietanze scelte. Vi aspettiamo alla Festa nel Bosco! Venite tutti al Napoli!